amico, ben arrivato! Buona pigna a te! Allora, come stai? Io sto benone, sto arcipigna benissimo! Miro cotogno, fatto di sogno, testa di vento, cuore contento! Del resto, come si fa a non essere contenti in un regno bello come questo? Guarda, guarda che giornata incantevole! Buongiorno, giorno! Buon sole, sole! Buon mondo, mondo e buona pigna a... Fischiolante! Devi guardare quando consegni il giornale! Fabigna! Sono arrivate le notizie, il giornale del Fantabosco di oggi. Vediamo subito. Allora, ecco la filastrocca del giorno. È una piccola rubrica che ha inserito Gipo Scribantino nel giornale. È carina, no? Allora, vediamo. Piedi correte, passi scappate. Io corro fino in fondo all'estate. Io corro fino alla fine del giorno. Poi corro indietro, girandogli intorno, ed il mio cuore è contento perché, vento, tu corri con me. Ehi, è una fantapigna di filastrocca. Allora, vediamo un po' di buone notizie. Allora, è nato il figlio di Re Delfino e di Regina Otaria. Ah, arcipigna. La fontana che getta latte degli gnomi pastori ha ripreso a gettare latte col flusso abituale. Vediamo un po' di cattive notizie. 3 piumi pioppi secolari abbattuti dai fulmini a Fitta Foresta. Arcipigna. Ha finito la sua lunga vita Ginkgo Biloba, uno dei nonni gnomi più vecchi al Fantabosco. Ah, poi il tempo che fa. Vediamo un po' le ricette. Beh, devo dire che al Fantabosco non ci si può proprio lamentare. È un mondo quieto, sereno, tutto così calmo. Forse un po' troppo. Quieto e sereno, un po' troppo calmo. Ma santa minestrina, ma come mai Milo non è ancora qui? Buongiorno, Balia Bea. Come va? Oh, ciao, Vermio. Per caso hai incontrato Milo lungo la strada? Doveva essere già qui. Se non sapessi che il Fantabosco è un posto sicuro, mi preoccuperei. Balia, un posto proprio sicuro sicuro non direi. Che cosa vuoi dire, Vermio? Sputa il rospo. Balia, se voi devoti sudditi sapeste cosa accade veramente in questo regno. Sentiamo, Vermio, cosa accade veramente? Oh, Altezza, mi duole turbare la vostra felice innocenza, ma... è bene che voi sappiate, per male che possa farvi. Guardate un po' qui. Che giornale è? Non ho mai visto questo giornale. La verità. Sì, la verità. Lo stampano dei poveri gnomi liberi che seguono le loro idee anche quando non coincidono con quelle del re. E secondo loro il nostro regno non sarebbe sicuro. Non è sicuro, infatti. Vedete, il vostro giornale dice solo quello che Re Quercia vuole che si sappia per farvi pensare di vivere in un posto tranquillo. Ma in realtà fatti orribili accadono ogni giorno. E di quali fatti orribili stiamo parlando? Presto detto. Lupi solitari, molto feroci, sconfinati da Fitta Foresta, hanno rapito e pure divorato 12 porcellini che non avevano fatto in tempo a costruire una casa di mattoni. Oh, santa! Bande di briganti e ladroni, stranieri, fanno razzia per il regno, svaligiando le case degli gnomi, soprattutto degli anziani, spaventandoli e qualche volta... bastonandoli. Oh, santa santissima, Polentina mia, poveri noi! No, 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 aspetta un attimo, Vermio, perché già è difficile credere a queste terribili notizie, ma com'è possibile che il Re Quercia possa consentire a dei crimini così orrendi? E soprattutto, perché mentire ai suoi sudditi? Ma povero vecchio re, lui non ha certo colpa. Lui non riesce ad arginare l'ondata dei malvagi. Le sue guardie non sono sufficienti e così preferisce tenervi all'oscuro per proteggervi, capite? Non so se credere a queste terribili notizie o meno, ma preferisco giudicarlo di persona. Come faccio ad avere una copia di questo giornale? Sì, anch'io voglio giudicare e voglio avere questo giornale. Ah, presto fatto, sono qui per questo. Vi ricordo che il giornale si compra esclusivamente in abbonamento e costa 100 lilleri l'anno. Ah, per tutte le lance dei tornei è piuttosto caro. Beh sì, è caro, ma bisogna ricordare che è stampato da un gruppo di poveri gnomi senza i tesori di Re Quercia alle spalle. Lo volete?
Va bene, sì. Ne voglio una copia per la mia amica Vagliabea e una per me. Ecco qua. Una copia per Principe Giglio e una copia per Vagliabea. Oh, santa, santa polentina. Ma che orrore. Ma con tutte queste brutte notizie ci siamo dimenticati di Milo. Dove sarà? Hai ragione, bisogna assolutamente andarlo a cercare con tutti questi malintenzionati che girano per il fantabosco. Vieni, Vermio, vieni con me. No, Principe Giglio! Non mi lasciare da sola qui al chiosco. Potrebbero arrivare i briganti. Hai ragione, Vagliabea. Cambiamo piano. Allora, tu resti qui, ma ti chiudi dentro la cantina e non apri per nessun motivo e a nessuno, soprattutto. Sì. Hai capito bene? Sì, 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 a nessuno. Sì, sì. E tu resterai qui a far di guardia finché io e Milo non saremo di ritorno. A presto, amici. Che giovane ardimentoso. Allora, ecco qua. Eccoti qua, per fortuna, Milo, sano e salvo. Ciao, Principe Giglio, certo che sono sano e salvo, perché non dovrei esserlo. Che cosa accade? Accade che il regno non è più un posto sicuro. Lupi feroci e ladroni, orchi criminali stanno scorazzando liberi e la quercia non può fare nulla. Acepigna, ma ne sei certo, Principe Giglio? Ma come lo sai? Per fortuna... un nuovissimo giornale coraggioso ha deciso di dire tutto. Guarda un po' qua. Lupi solitari, molto feroci, rapito, divorato, 12 porcellini. Bande di briganti e ladroni svaligiano case degli gnomi, anziani spaventandoli e bastonandoli. Orchi selvaggi si aggirano tenendo agguati e assalendo ogni folletto gnomo. Ma Principe Giglio, Requercia ne sa qualcosa? Ma Requercia non ne può nulla, poverino. Non ha abbastanza guardie per fronteggiare questa ondata di malvagi. E ha deciso di non dirci nulla per non preoccuparci. Solo che questo giornale ci ha aperto gli occhi. Bisogna fare qualcosa. Certo, certo. Ma Letta, certo che sì. Ma che cosa? Vedi, io amo e stimo Requercia, mio futuro suocero. Ed è proprio per aiutarlo che ho deciso che bisogna agire. Formeremo una squadra di fiabeschi ardimentosi che pattuglieranno tutto il fantabosco per tenere lontani i malvagi. E dato che questi sono dei nemici che non meritano certo l'onore del mio spadino, nel bosco ho recuperato questi rami nodosi. Questi saranno le armi delle nuove guardie speciali che io e te, Milo, stiamo per fondare. Prendine una e seguimi. In marcia, Milo! Un, due. Ah, eccellentissimo signore di Malvento. Stavolta il tuo Vermio ha svolto con successo il suo compito. Prevedo che il nostro coloratissimo giornale in pochi giorni sbaraglierà la concorrenza di quell'insipido giornaluco. Vermio, ascoltami bene. Eccomi. Ho deciso che come guardia speciale per pattugliare il bosco tu sia più adatto di Milo. E invece il nostro folletto è molto più utile qui al chiosco. Sì, 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 esatto, Principe Giglio. Per esempio, che faccio? Per esempio, noi siamo in pochi e il regno è enorme. E allora possiamo fare come i contadini, che non potendo sorvegliare i loro campi per difenderli dagli attacchi degli uccelli, hanno messo gli spaventapasseri. Devo costruire uno spaventapasseri? No, dovrai costruire uno spaventaladri per
il momento ne basta uno, poi ne faremo molti, molti a grandezza naturale che metteremo nei posti più strategici di tutto il Fantabosco, in modo tale da far credere ai briganti che il nostro regno pulluli di guardie. Nel frattempo io e Vermio continueremo il nostro pattugliamento alla ricerca di nuovi volontari. Domande? Benissimo, prendi il ramo, Vermio, e seguimi. Ciao, Milo. Ma Cipigna, che pasticcio! In che pasticcio mi sono messo, mamma Folletta! Eppure io non sono così sicuro di credere a tutte quelle cose brutte che dicono che stiano accadendo qui al Fantabosco. Ma no! E poi, guardandomi intorno, io non credo che il Fantabosco sia un luogo così pericoloso. Ma su, Milo, ma cosa dici? Si vede che io non riesco a vedere oltre il mio naso. E poi quelle notizie, se sono scritte sul giornale, saranno pur vere, no? Anzi, se poi succedesse qualcosa di veramente grave e io non avessi fatto il possibile. Non sia mai! No. Milo, non perdere il filo. Adesso costruisco uno spaventaladri a grandezza naturale. E ti faccio vedere come si costruisce. Magari puoi farne uno anche tu e lo potrai mettere a fare da guardia alla tua cameretta. Già, allora guarda, devi prendere una paletta che io avevo messo lì perché dovevo pulire il mio chiosco. Poi, qui ho una vecchia scatola con dentro tanti abiti folletti che non uso più. Eccola qua, ad esempio, vedi, questo qui è un abito da folletto bibitiere che io ormai non indosso più. Ecco, vedi, con la stampella lo metto proprio qui, davanti alla paletta. E poi prendiamo questo vecchio mantello, è perfetto, sì, ecco, lo mettiamo proprio qui sopra il mio abito da folletto bibitiere. E infine dobbiamo fare la testa del fantoccio e quindi prendiamo, ecco, questa federa con dentro dei vecchi calzini, perfetto. Allora mettiamo la federa qui sopra la paletta, ecco. Diamo la forma della testa e poi mettiamo sopra un bel cappello. Ecco, questo va benissimo. Ecco, lo calziamo bene. Perfetto, e il fantoccio a grandezza naturale, spaventa ladri, è pronto. Adesso devo soltanto mettere un grosso sasso sopra la paletta, così evitiamo di farlo cadere. Allora, prendo un sasso. Mamma Folletta, ma ci sono dei rumori che provengono dalla cantina. No, Milo, non perdere il filo, sicuramente sono io che sono spaventato dalle brutte notizie del giornale, ma certo, ci mancherebbe. Aiuto! Ho sentito delle voci e mi sembravano quelle di Milo e di Principe Giglio, ma non sono sicura, questa porta è così spessa. E se mi sbagliassi, se fossero dei briganti? Coraggio, Pagliabea, coraggio! Devi dare una sbirciatina. Penso che sia più utile dividerci. Sì. Io andrò di qua e tu andrai di là. Ci troviamo fra poco al chiosco per controllare se Milo ha già finito di costruire lo spaventaladroni. Sì. All'occhio, mi raccomando. Puoi contarci, Principe Giglio. Uffa, finalmente questa insulsa passeggiata ha avuto termine. E io potrò dedicarmi alla stesura della lettera. Ma per mille vie tortuose, dove l'ho messa? Oh, mi sarà uscita dalla tasca! Oh, dannazione, devo scriverne un'altra da capo adesso! E va bene. Oh, prevedo che ben presto il nostro coloratissimo giornale sbaraglierà quel giornalucolo da quattro lilleri di Re Quercia e i sudditi leggeranno solo malefici, furti, rapimenti e noi gli daremo ciò che vogliono
Perfetto! Questo fantoccio mi ha fatto prendere una paura. Ho fatto un grido tale da far scappare Milo a gambe levate. Chissà dove sarà andato a rifugiarsi. Oh, a proposito, bisogna andarlo a cercare. Con tutti i malintenzionati che girano, è meglio che... Forse non sono poi tanti questi malintenzionati. Milo, figliolo, che cosa vuoi dire? E che cos'è quel sorrisone da mela granata? Adesso lo capirete. Perché il nostro regno non è quell'inferno che vogliono farci credere. Sentite che cosa ha scritto Vermio in questa lettera. Eccellentissimo signore di Malvento, stavolta il tuo Vermio ha svolto con successo il suo compito. Prevedo che il nostro coloratissimo giornale in pochi giorni sbaraglierà la concorrenza di quell'insipido giornalucolo fedele a Re Quercia. Ah, fellone impostore, allora era lui a scrivere questo giornale insieme a Grifo Malvento e non erano quindi i poveri e liberi gnomi. Sentite ancora che cosa stava scrivendo, non è tutto. Tutti i sudditi del regno non vorranno leggere altro che di furti, rapimenti, violenze e malefici. E noi gli daremo ciò che vogliono. Capito? Dov'è quel gallinaccio imbroglione? Lo cercherò fino in capo al mondo. No, no, aspetta, aspetta, Pagliabea. Sarà lui a venire da noi. Abbiamo appuntamento qui al chiosco. Aspettate, eccolo che arriva. Allora? Il Fantabosco è un posto pieno di malvagi assassini, eh? Senti un po', chi ti ha insegnato a spaventare la gente in questo modo? Non lo sai che è da vigliacchi? Confessa, sgherro traditore, eh? Qual era la finalità del vostro complotto? Volevi forse dimostrare che il re Quercia è un re troppo buono? Che sotto il suo regno si moltiplicano i malvagi? E che quindi forse sarebbe il caso di avere un re più cattivo come ad esempio Grifo Malvento? Ma no, nessun complotto, amici. Niente di così terribile, figuriamoci. Volevamo solo vendere tanti giornali e fare un mare di lilleri. Non ci credo, sei un bugiardo. Tu volevi far cadere Re Quercia. Aspetta, principe Giglio, forse questa volta Vermio dice il vero. Forse in mente non ha alcun complotto. Vuole solamente arricchirsi. Ma spaventando la gente? Sì, esatto. Come fanno qualche volta a Città Laggiù. Alcuni giornali e televisioni di Città Laggiù fanno proprio così. Hanno capito che la gente è attratta da violenze, rapimenti, da brutte notizie. E perché la gente è curiosa, vuole vedere, vuole sapere. E così, per vendere più giornali e televisioni che possono, raccontano più brutte cose che possono. Ma se le inventano? No, le scelgono. Perché nel mondo ci sono tante cose, tanti fatti. Loro scelgono le cose più brutte e le raccontano. Erri e lame argentate, ma e perché dovrebbero fare così? Perché a Città Laggiù le cose brutte fanno notizia e si vendono di più, mentre le cose belle non si vendono poi tanto. C'è un proverbio a Città Laggiù che dice così: fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce. Ma questo è falso, lo sappiamo tutti che la foresta che cresce fa molto più rumore, più suono, più canto. Non lo sanno tutti, principe Giglio. Gli umani, poverini, non lo sanno. Non hanno mai sentito il frusciante canto della foresta che cresce. Beh, comunque sia, umani o non umani, siamo spiacenti di dirti, caro Vermio, che ti è andata male anche questa volta e che adesso potrai riprenderti il tuo giornale La Verità, tornare dal tuo padrone, il barone, e dirgli che tutte le copie che ha fatto stampare di quel giornale potranno servirgli per accendere il suo camino per un anno intero. Ciao Milo, andiamo, Baglia. Ciao Milo. Ciao. Sì, voi umani non avete mai sentito il frusciante canto delle foreste che crescono e il suono di tutte le cose buone che accadono, lì da voi, a Città Laggiù, perché vi raccontano solamente le cose brutte. E quindi la gente si convince di vivere in un mondo brutto, già, dove conviene vivere in casa. Invece è sbagliato, perché avere paura del proprio mondo è una cosa triste e brutta. E allora ascolta il consiglio che ti do. Bisogna stare molto attenti andando in giro per il mondo, però bisogna andarci per vedere quanto è bello e generoso e non per vedere quanto è brutto e preoccupante. Beh, certo, non sarà come qui da noi, il Fantabosco. Però tu, qui da noi, puoi sempre tornare a trovarci. Lo sai, io ti aspetto sempre qui. Ciao!
A presto.